Ciao ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video, io sono Fabrizio e quest'oggi vi propongo un video confronto tra il Fanatec DD1 e il SimCube 2 Pro della Grandity Device. Non è un confronto per sapere chi è il migliore dei due, nessun tipo di diatriba o discussione in merito, è soltanto diciamo uno sfizio che ci stiamo togliendo con Vincenzo Nixos 123, perché sul suo canale trovate comunque la sua versione appunto di questo video che abbiamo fatto insieme. È molto semplice, abbiamo preso una combo, una Ferrari del 1991, formula ovviamente, su R Factor 2, la formula di ASR Formula del mio amico Alessandro, che è giusto nominarlo e specificarlo, al Mugello, per vedere diciamo il comportamento del volante, ma proprio visivamente. È ovvio che in termini di sensazione non ci può essere confronto, perché lui ha un SimCube, io ho un Fanatec, però avevamo la curiosità di vedere un po' le reazioni, i comportamenti dell'auto. Abbiamo cercato più o meno di fare gli stessi tempi, di girare più o meno allo stesso modo. Tengo a specificare che abbiamo impostato tutto uguale, tolto tutti i filtri, eccetera, stesse potenze, stesse regolazioni. Non è un confronto tecnico o un qualcosa di specifico, è solo uno sfizio, ragazzi, quindi è inutile commentare di ma no, niente, è solo così per fare questa prova. Quindi vi invito ad andare anche sul canale di Vincenzo, Nixos 123, che trovate in una delle schede qui in alto a destra, perché avete anche la sua versione. Quindi adesso andiamo a vedere il giro.
Beh, ragazzi, visto il giro, lascio a voi, insomma, giudicare la sentenza di quello che si muove meglio, perché poi in termini, come dicevo, di forze o altro, non è che se ne può discutere, se non ci sono i due volanti accanto con la stessa persona che li prova. Se il video vi è piaciuto, come al solito, pollice in su, non esitate a lasciare un commento qui sotto per dirmi cosa ne pensate di questo video. Come al solito, iscrivetevi al canale e ricordate di attivare la campanellina per essere notificati ogni qualvolta butto un video sul web oppure se faccio una live. Ragazzi, ci vediamo prestissimo, da Fabrizio è tutto. Ciao!